Ed eccoci, prima di proseguire, questa è l'ultima puntata, mi andava di fare qualche ringraziamento. Innanzitutto ringrazio tutti coloro che hanno deciso di raccontare le loro storie a Domenica Like, che siamo onorati di aver raccolto tante storie e, consentitemi, anche orgogliosi di aver risolto qualche piccolo caso. Mi riferisco per esempio a Francesca, che è venuta a raccontare la sua battaglia per esempio contro il compagno che la maltrattava ma che era a piede libero, e dopo la nostra intervista questa persona è stata arrestata, così come la storia di Stefano Pepe, il papà che è venuto a raccontare la sua storia e che proprio in settimana, dopo un percorso che è stato avviato grazie a Domenica Like, prima attraverso le videochiamate e poi di persona, in settimana ha potuto riabbracciare i suoi figli. E quindi ringrazio anche i servizi sociali che con impegno sono andati, insomma, a vedere qual era il tassello che mancava, e siamo riusciti anche in questo. Ai tantissimi personaggi che sono arrivati qui, hanno messo il cuore e si sono raccontati, tra un po' ne avremo un altro con cui concluderemo questa edizione, tutti i tecnici, la mia compagna di viaggio Enza Campana, che in queste ultime puntate non è potuta essere con noi, ma che voglio veramente bene e mando a lei un grande saluto, perché è stata una compagna di viaggio perfetta, Roberta Tondelli e Andrea De Luca, Paola Rossi, la nostra editrice, il nostro direttore Gigi Ermetto, la nostra Carlotta Rossi, i registi Luca Signore e Luca De Ciuseis, tutto lo staff, Francesco Capurro, Italo Argenio, Raffaele Vitiello, Modestino Barbieri, Carmine Barbati. Vi chiedo anche scusa perché è stato un inizio un po' un poco turbolento, ma dovevamo conoscerci un po' meglio e mi sa che ci siamo riusciti. È stato un anno particolare per tutti. Non posso però non ringraziare mio fratello Gianfranco Sannino, che è la mente. Io senza di lui sarei veramente poca roba, quindi lo ringrazio perché so quanto tiene a questo lavoro, probabilmente a volte anche più di me. E ci salutiamo con questo RVM e poi dopo continuiamo con un personaggio che poi vedrete. I nostri saluti.
Ed ecco, sono veramente passati in tanti, quindi ringrazio tutti, in modo particolare a Gianni Fiorellino, a cui mando un abbraccio perché in settimana ha perso il suo papà, e volevo ringraziare anche le dottoresse Rita Menditto, Manuela Morra, Silvana Di Martino, Lucia, Sabrina, la piccola Sofì, insomma tutti quelli che hanno fatto importante questo programma. Domenica, like adesso!